Rigopiano uguale rinvio. Infatti, con molta probabilità, l'udienza del 10 luglio andrà verso un nuovo stop per motivi strettamente legati all'emergenza Covid-19, anche se fino a qualche settimana fa la data di luglio sembrava essere quella giusta per poter tornare in aula davanti al giudice per le indagini preliminari. Il problema, venutosi a creare, è strettamente legato alla data di fine emergenza sanitaria nel nostro paese, in un primo momento fissata per il 30 giugno, poi prolungata di un mese ed ora nuovamente in ballo per la fine di giugno, decisione che però non dovrebbe arrivare prima del 28 di questo mese, così da far venir meno i tempi tecnici di notifica per avvisare tutti sul cambio di sede del processo. Cambio di sede che in questi mesi di stop forzato sembra essere l'unica cosa certa, grazie soprattutto all'accordo trovato tra il presidente del Tribunale di Pescara, Angelo Bozza, ed il sindaco di Pescara, Carlo Masci, per l'utilizzo del Palasport Giovanni Paolo II, il quale assicura la presenza delle circa 300 persone che normalmente prendono parte all'udienza e garantirebbe così il distanziamento sociale richiesto inizialmente dall'avvocato capitolino Romolo Reboa, che in questa vicenda difende alcuni familiari. Ed ecco così che l'ipotesi settembre per il ritorno in aula si fa sempre più concreta. In tutto questo però si intrecciano anche le nuove vicende legate alla tragedia di Rigopiano, come il tentativo di suicidio da parte dell'ex capo della squadra mobile per Francesco Muriana, atteso invano in procura a Pescara per riferire sulle sue presunte calunnie nei confronti tra i carabinieri forestali, e per cui ora indaga anche la procura di Chieti, che ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio, aprendo così nuovi scenari nelle indagini che riguarderebbero anche delle presunte pressioni subite.